Ciao a tutti amici di Instagram, Facebook e YouTube e bentornati su Comics RDC. L'appuntamento di oggi riguarda gli arrivi in redazione da parte degli uffici stampa di Panini Comics e Saldapress. Un po' di materiale che ci è stato mandato per recensirlo, si tratta di fumetti per quanto riguarda Panini Comics usciti nelle scorse settimane, mentre per quanto riguarda Saldapress alcuni arretrati, alcune uscite recentissime e altre cose che stanno uscendo proprio in queste ore o settimana prossima. Trovate già tra l'altro qualche recensione sulla pagina Instagram di Comics RDC. Ovviamente, come sempre, come vi dicevo anche negli altri video, le recensioni di alcuni di questi volumi, di alcuni di questi spillati, di alcune di queste cose che vedrete in questo video saranno anche a cura degli altri ragazzi e ragazze della Comics RDC Squad. Vi invito come sempre a seguirci sui vari canali social, trovate tutti i vari link nella descrizione di questo video e ovviamente anche il link del blog che nelle prossime settimane diciamo si trasformerà anche in un vero e proprio sito. Rimarrà il blog, ma ci sarà proprio il sito di Comics RDC. Ci stiamo lavorando, manca pochissimo, però come vedete ci stiamo evolvendo anche noi. Bene, come sempre, prima di farvi vedere tutto quello che è arrivato dagli uffici stampa, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella e seguirmi sui vari canali social dove mi trovate sempre come Comics RDC, anche in questo caso ovviamente trovate tutti i vari link nella descrizione di questo video. Bene, vi lascio la sigla e ci vediamo subito dopo. Partiamo quindi con DC Comics con Human Target, un fragile stratagemma di Tom King e Greg Smallwood, serie che verrà raccolta in due volumi. Questo qua è il primo che raccoglie i primi sei capitoli di 12. Parla di questo personaggio che si guadagna da vivere facendo da bersaglio umano. Per lavoro si traveste da chi lo ingaggia per stanare aspiranti assassini o comunque persone che stanno cercando quel determinato personaggio. In questa storia dovrà impersonare Lex Luthor e qualcosa però andrà storto e quindi dovrà indagare sul suo stesso omicidio. Una serie che in America sta piacendo molto, non è ancora terminata, quindi ci vorrà un pochino prima che arrivi il secondo volume, però al momento abbiamo la possibilità di vedere questo primo volume. Vi faccio vedere anche qui qualche disegno al suo interno, disegni molto belli con una colorazione molto particolare. Non vado troppo oltre per non farvi vedere eventuali spoiler. Il secondo volume dedicato a DC Comics è Joker, il rompicapo, serie di Rosenberg con i disegni di Jesus Merino, disegni principalmente Jesus Merino perché come vedrete poi al suo interno ci sono diversi disegnatori che si occupano di questa serie, una serie di 7 capitoli tutti raccolti all'interno di questo volume al costo di 27 euro. Troviamo il Joker che viene interrogato dal commissario Gordon per l'omicidio dell'enigmista. Il Joker racconta la sua versione, un mistero che, come potete leggere, vede coinvolti i maggiori criminali di Gotham City a caccia dei pezzi di un irrisolvibile rompicapo. Vi faccio vedere qui anche qui qualche disegno. Innanzitutto vi faccio vedere appunto qua dove c'è l'introduzione, tutto che ci sono tantissimi disegnatori. Il principale, come vi dicevo, sarà Jesus Merino, ma in realtà, come vedete, ce ne sono tantissimi altri. Ecco qua le prime tavole. E questo qua deve essere un volume molto interessante. Questo ve lo recensirò io, mentre Human Target lo recensirà la nostra Giulia di Kryptonian Nerd. Qualcosina ci siamo già divisi, quindi se riesco vi dico anche chi vi recensirà determinati volumi. Passiamo a Marvel con Hulk vs. Thor, Vesti di guerra, parte 1. Cosa importante da sapere su questa serie che parte in questo spillato, in questo Marvel miniserie numero 261, è che non proseguirà su Marvel miniserie, ma proseguirà sulle testate proprio di Thor e di Hulk. Troverete
le altre parti su Thor 25, 26 e su Hulk 7, 8. È diciamo un crossover in 5 parti. Quindi Donny Cates sarà i testi, mentre la parte artistica verrà curata da Martin Coccolo. Questi sono i disegni e quindi vedremo Hulk contro Thor, e in questo crossover scopriremo il perché. Vedete anche qua con questa specie di videogioco, ecco, con i vari scenari che si vedono solitamente nei videogiochi, una cosa molto, molto simpatica. Questo qua ve lo recensirà il buon Ale di Crazy Nerd, mentre io proseguirò la lettura del crossover tra Fortnite e Marvel di Guerra Zero. Siamo arrivati al terzo numero. Come sempre, all'interno ci sarà in omaggio un codice per sbloccare un oggetto estetico di Fortnite. Vi faccio vedere anche qui qualche pagina. E poi andiamo su una delle bombe uscite recentemente, che è il primo numero di Amazing Spider-Man. Anche qua ve lo recensirà il nostro Ali di Crazy Nerd, che vi sta recensendo tutti i vari numeri 1 che stanno uscendo recentemente in casa Marvel. Sappiamo del ritorno di Joe Romita Jr. Ai disegni. Ci ho già dato un'occhiata e vi posso dire che è veramente bello bello bello. Non abbiamo ancora Romita Jr. Ai suoi massimi livelli, nel senso che rispetto a quello che abbiamo visto recentemente in DC, qua sicuramente va molto meglio, secondo me sarà l'area di Spider-Man, ma non è ai livelli di quando appunto lo disegnava tanti anni fa. Detto questo, la storia sembra essere molto molto interessante. Io l'ho letto nonostante stia leggendo ancora la Randy Spencer in volumi, però mi hanno assicurato, il mio amico Andrea di Meganer mi ha assicurato che si può comunque leggere, perché non ci si spoilerà cose importanti che riguardano la Randy Spencer, quindi eventualmente chi vuole darci già un'occhiata può farlo già ora, questo numero uno. Poi probabilmente nei prossimi numeri qualcosina si andrà a scoprire delle cose appena successe nella run precedente, però questo numero uno non va a spoilerare nulla di quello che state leggendo, se state leggendo appunto come me Spencer in cartonati. Poi, a proposito di cartonati, abbiamo King Thor di Jason Aaron con l'ultimo degli dèi, raccolto in questo volume. Faccio vedere qua la costina. Il retro costo 16 euro. Vediamo il Thor del futuro, il Thor che vive appunto che nel futuro, in questa sua ultima avventura scritta da Jason Aaron in questa miniserie di 4 capitoli. Costo 16 euro, tutto raccolto in questo volume. Vi faccio vedere anche qui qualche disegno. Rivici, sempre molto molto belli. E poi chiudiamo con Marvel con Spider-Man, 60 stupefacenti anni. Ecco, questo qui è un volume davvero molto 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 interessante e molto bello, anche molto ben fatto. Guardate qui, costo 18 euro. Praticamente abbiamo all'interno la storia di questi 60 anni di Spider-Man raccontata da Fabio Licri e Marco Rizzo, che ci dicono un po' il percorso che è stato appunto di Spider-Man nei vari decenni, il suo percorso editoriale, con un'introduzione con, come vedete, alcune delle copertine più iconiche e famose che riguardano Spider-Man. E poi andando avanti, come potete vedere, c'è l'introduzione di Fabio Licari e poi si parte con gli anni 60, con tutte le spiegazioni delle cose più importanti accadute all'Uomo Ragno, come potete vedere, quindi le sue origini e tutte le cose veramente più importanti legate a questo personaggio. Qua abbiamo anche i nemici, vado anche un po' più avanti per farvi vedere come è fatto anche più avanti, e come vedete arriva poi agli anni 2000 con tutte le cose che potete vedere anche qua con i disegni di Joe Romita Junior, tantissime cose davvero interessanti. Quindi chi ama Spider-Man sicuramente non può farne a meno,
ma anche chi vuole scoprire Spider-Man si sta approcciando a Spider-Man. Qua abbiamo anche tutti i costumi, guardate che bello, tutti i costumi che ha avuto Spider-Man nella sua era, le principali serie di Spider-Man. Anche chi, come dicevo, si sta approcciando a Spider-Man per la prima volta e vuole conoscere il personaggio, può farlo attraverso questo volume per poi recuperare delle storie mano a mano ed entrare proprio appunto a capofitto in quelle storie. Però questo qui assolutamente secondo me è un volume imperdibile per gli amanti di Spider-Man e per chi vuole approcciarsi. Passiamo alle altre cose più generiche di Panini Comics con Call of Duty Vanguard numero 2. Primo capitolo devo dire che mi era piaciuto, niente di eccezionale, però non era fatto male. Vi ricordo che questo qua è una serie, una miniserie che si va a legare a quello che è il videogioco che è uscito recentemente. Abbiamo anche qui dei codici di sblocco che servono per appunto il videogioco, e poi abbiamo questa miniserie che devo dire è interessante, con anche dei bei disegni. Poi leggerò anche questo secondo capitolo e vi farò sapere. Dopodiché passiamo ai cartonati sempre di Panini Comics. Abbiamo Falcon Spear, Mike Magnola e Warwick Johnson Cadwell. Torniamo in questo horror vittoriano con questo terzo volume di queste storie appunto raccontate da Mike Mignola, 14 euro. E faccio vedere anche qui qualche disegno al suo interno, chiaramente stesso stile che abbiamo visto nei volumi precedenti. Il primo mi era piaciuto abbastanza, il secondo alcune storie sì, altre ni, e vedremo adesso questo terzo volume quali sensazioni mi lascerà. E poi chiudiamo con le cose generiche di Panini Comics con Spawn Pistolero, quindi un'altra serie spin-off nata da Spawn Universe, in questo caso primo volume di appunto Pistolero, Perduti nel futuro. Vi faccio vedere anche qui la costina, il retro, costo 20 euro. Vi faccio vedere poi, qua ci sono i primi 6 capitoli, vi faccio vedere qualche tavola di questi qua. Prossimamente di Spawn Universe e di questi primi spin-off vi parlerò sicuramente io nelle prossime settimane o comunque nei prossimi mesi, perché ne deve arrivare anche un altro se non erro, quindi vorrei parlarvene diciamo tutti insieme. Vediamo adesso quando esce l'altro, anche se credo ci vorrà ancora un pochino perché dovrebbe arrivare nel corso di ottobre. E questo qui era tutto quello che riguardava Panini. Di Panini Comics ovviamente abbiamo anche alcune cose Disney, e in questo caso abbiamo il numero 50 di Zio Paperone, un numero speciale che vi faccio vedere in questa variant. È uscito durante il mese di agosto, abbiamo al suo interno una storia mai vista e una superstar. Numero speciale, come vi dicevo, che è uscito anche con questa variant dorata molto bella, costo 6,50 euro. Al suo interno trovate ovviamente l'introduzione di Marco Lafrate e poi tutte le varie copertine di tutti i numeri usciti fino adesso di Zio Paperone, quindi dal 2018, dal luglio 2018, come potete vedere, fino ad arrivare appunto al numero 50 di agosto, che qua potete vedere nella sua cover regola. Qua c'è il sommario come sempre e le varie storie che riguardano Zio Paperone. Quindi per gli amanti di Zio Paperone questo è un numero assolutamente imperdibile, così come Topolino Neon Edition, le storie del maestro Giorgio Cavazzano, che per la maggior parte sono proprio di Zio Paperone. Quindi anche questo, anche questa uscita per gli amanti di Zio Paperone e poi soprattutto per gli amanti di Giorgio Cavazzano è assolutamente imperdibile. Costo 8 euro. Questa qua è uscita anche questa in agosto, è data da 29 luglio, ma è una delle cose uscite appunto in agosto. Come vedete nel sommario abbiamo ben 6 storie su 8 dedicate allo Zio Paperone. Quindi faccio vedere anche qua alcuni disegni,
queste per gli amanti del personaggio e comunque di, appunto, come vi dicevo, di Cavazzano, sono volumi imperdibili. Poi abbiamo l'ultimo volume per quanto riguarda le top stories raccolte nelle serie imperdibili. Vi faccio vedere la costina anche qui. L'ultimo numero, sono 4 volumi che raccolgono queste storie, costo 10 euro, quindi con 40 euro avrete tutte le top stories raccolte in questi volumi. Vi faccio vedere anche qui qualche disegno. Dopodiché abbiamo Donald's Happiest Adventures, La ricerca della felicità, di Lewis Trondheim e Keramidas. Faccio vedere la costina e il retro, costo 14,90 euro. Si tratta del settimo numero di Disney Collection, con Paperino che è impegnato in una caccia al tesoro molto diversa dal solito, perché questa volta non dovrà trovare qualcosa per conto di zio Paperone, ma ben altro, come il segreto della felicità, quello che viene definito un divertentissimo capolavoro a fumetti. Vi faccio vedere già qualche tavola, anche qui qualche tavola che a me è piaciuta molto. Sono molto particolari questi disegni, guardate. Ci sono molti dialoghi e anche questo qui ve lo porterò io nelle prossime settimane in uno dei miei sabati Disney. Dopodiché abbiamo in chiusura, per quanto riguarda Disney, PK Make Make di Alessandro Sisti e Marco Mazzarello. Vi faccio vedere anche qui la costina, è un topolino, fa parte della collana Topolino fuori serie, costo 10 euro. Questo qua è uscito alla fine di agosto, storie mai viste prima. Vi faccio vedere al suo interno qualche disegno di questa storia dedicata a PK. Passiamo a Panini Comics con il reparto Planet Manga. Abbiamo il Grand Work of Evangelion, questo grosso slipcase con all'interno i 3 artbook, come potete leggere qua sotto, prezzo 95 euro. I 3 artbook di Evangelion, appunto, con tutta la magia delle animazioni che hanno reso Neon Genesis Evangelion un fenomeno mondiale. Quindi tutte quelle che sono i vari design che sono serviti poi per l'anime. Vi faccio vedere i volumi al suo interno, trovate anche il segnalibro all'interno di questo slipcase, che vi faccio rivedere anche qui, sia dietro, sopra è completamente bianco. Vi faccio vedere un po' come sono fatti, tutti con sovracopertina, e sotto, come potete vedere, trovate degli altri disegni. Questa è la costina della sovracopertina, baletto nello stesso modo in cui si leggono i manga, e come potete vedere ci sono i vari design. Come vedete ci sono le costine che in ogni volume hanno un colore diverso. Adesso vi faccio vedere quello del 2, questo è il 2. Singolarmente, come vedete, costano 30 euro, con il cofanetto si arriva appunto a 95, anche perché al suo interno credo il terzo volume, come vedete, costa invece 35 euro. Vi faccio vedere anche qui cosa c'è sotto la sovracopertina, e vi faccio vedere ovviamente anche qualche pagina al suo interno. Come vedete ci sono delle prefazioni, tutto, ma per la maggior parte sono veramente tutti i vari design degli artbook della serie. In questo caso abbiamo poi questo colore, e poi chiudiamo con il terzo, appunto, che è quello che è un po' più grosso e costa di più, 35 euro, ma come dicevo conviene prendere assolutamente tutto il cofanetto, che ha lo stesso prezzo. E qua ci sono anche qua
i vari artbook. Poi all'interno di questa confezione, che ho già aperto per non perdere tempo in questo video, abbiamo Fireworks, vanno visti di lato o dal basso. Questo manga, con all'interno anche il romanzo, faccio vedere questo, come potete vedere ci sono i due volumi del manga più il romanzo appunto dedicato a Fireworks. Questi sono i due manga, come vedete, quindi con la storia completa, come sempre sopra copertina. Faccio vedere qualche immagine al suo interno, anche del secondo, e poi qua il romanzo, che potete appunto trovare in questo pack che costa 27,90 euro. Dopodiché abbiamo il secondo numero di Sakamoto Days, questo ve lo continuerà a recensire Marianna, visto che ha letto anche il primo. Vi faccio vedere qualche immagine, costo 5,20 euro. Poi Excuse Me Dentist, con il suo primo numero, questo qua ve lo recensirà Bruna. Dopodiché abbiamo Love Emotion Theory con il numero 1, faccio vedere anche qui qualche tavola, e poi chiudiamo con Bungo Stray Dogs con questa Discovery Edition da 1 euro, anche qui qualche tavola. Chiudiamo con gli arrivi e redazioni con tutte le cose di Salda Press. Abbiamo Volt numero 2, questa serie che mi sta piacendo tantissimo. In questo secondo volumetto si chiude la prima stagione con un cliffhanger bellissimo, questo l'ho già letto, trovate già le mie impressioni su Instagram e sul blog. Con i numeri 3-4 che usciranno prossimamente si chiuderà la seconda stagione, poi arriverà più avanti il quinto volumetto, credo a novembre da quello che ho capito, con le storie inedite, quindi proseguirà la storia di Volt. Rispetto al primo, come vedete, la sovracopertina è più lucida. Con il numero 3 vi avviso che uscirà appunto anche la sovracopertina del numero 1, che era uscita in modo differente, quindi troverete due sovracopertine appunto per poi mettere quella giusta sul numero 1. Vi faccio vedere qui qualche disegno, a me veramente sta piacendo tantissimo. Secondo me questa qui, per i nerd soprattutto dei miei anni, vi dico la verità, è una chicca eccezionale, perché ci sono delle cose molto molto belle. Ovviamente è tutto molto irreale, ma nonostante questo The Sparker riesce a far sembrare il tutto molto comune, perché ci sono delle cose che ogni tanto si possono vedere in fumetteria, si possono vedere sulle fiere, e soprattutto in questo momento si possono vedere sui social. Costo, vi ricordo, 9,90 euro, collana Ramen Burger. Poi invece, per quanto riguarda la collana Yahoo, abbiamo il secondo volume di Ionna e Mostri Impossibili. Anche questo qui mi sta piacendo, ho già letto anche qui il secondo volume, c'è un cliffhanger finale molto molto bello. Questo secondo volume corre molto di più rispetto al primo, nel senso che ci sono veramente pochissimi dialoghi e si presta molto all'azione, e quindi scorre via davvero molto piacevolmente, e c'è davvero un finale che mi ha lasciato davvero bocca aperta, e non vedo l'ora di leggere il terzo volume per capire che cosa accadrà. Questo qui lo sto leggendo proprio in questi giorni, perché lunedì uscirà la recensione, nel lunedì The Walking Dead, quindi troverete la recensione, una parte della recensione, sulla pagina Instagram e poi sul blog di Comics Nerd DC. Questo è il libro 1 di Clementine, anche questa collana Yahoo, e abbiamo quindi il mondo di The Walking Dead, costo 18 euro. Dicevo, abbiamo il mondo di The Walking Dead che diciamo entra
in una collana Young Adult, e questa è una cosa molto curiosa, perché voglio vedere fino a dove si spingeranno all'interno di questa storia. Come vedete, i zombie sono sempre tra i protagonisti, ma la grande protagonista sarà Clementine. Poi Distorted, questo lo leggerò nei prossimi giorni e vi dirò le mie impressioni. Salvatore Vivenzio e Gabriele Falzone, questo è un brossurato con alette, costo lo troviamo all'interno 14,90 euro. Vi faccio vedere anche qui qualche disegno, come dicevo ve ne parlerò poi prossimamente per dirvi un po' di cosa tratta. E poi questo qua invece l'ho già letto, si tratta di Una giusta sete di vendetta, volume 1, Rick Remender, con i disegni di André Lima Rahu. Molto, devo dire, intrigante, come ho scritto su Instagram, è uscito in questa settimana, costo 14,90. Il secondo volume probabilmente costerà qualcosina in più, perché avrà un capitolo in più al suo interno, perché è una serie limitata di 11 capitoli. Qua ci trovate i primi 5. L'ho trovato davvero, come dicevo, molto intrigante. Ci sono pochissimi testi, vado un po' avanti anche per evitare alcune cose, che si può andare più avanti senza capire alcune cose che ci sono un po' più indietro. Comunque questo qua è veramente un fumetto, come vi dicevo, molto interessante, perché ha, secondo me, dei lati che ancora si devono scoprire con i prossimi capitoli, che sono davvero intriganti, come vi dicevo. E poi chiudiamo con delle cose che mi ha mandato Salda, che fanno parte di alcuni recuperi di cose già uscite in precedenza. Qui infatti abbiamo Urlo nel buio di Luca Conca e Gloria Ciapponi. Me lo sono fatto mandare insieme a quello che vedrete dopo, perché recentemente ho letto Progenie, mi è piaciuto molto, e quindi volevo completare, diciamo, questo percorso con il primo volume che era uscito tempo fa. Costo 19,90 euro. Vi faccio vedere qualche tavola al suo interno. Come vedete, come Progenie comincia a colori per poi andare a finire in bianco e nero. Le altre cose invece che mi sono fatto mandare arretrate sono i volumi di Love. Poi chiudiamo, secondo me, con la vera bomba delle uscite Salda Press di queste settimane. Vi dicevo, mi sono fatto mandare i vari volumi di Love, in questo caso i dinosauri. Ho letto La Tigre, quindi volevo completare questa serie, quindi ve ne parlerò prossimamente. Qua abbiamo i dinosauri, vi faccio vedere qualche disegno al suo interno. Dopodiché abbiamo Love il cane. Questi volumi sono veramente belli. Adesso la collana è, come vi dicevo, terminata con La Tigre. Sono in totale 5. Qua abbiamo La Volpe con, mamma mia che belle queste immagini, davvero bellissimi disegni di Bertolucci. E poi abbiamo Il Leone, faccio vedere anche qui qualche immagine. Chiudiamo questo lungo unboxing, questo lungo video con gli arrivi dagli uffici stampa della redazione Comics Nerd DC, con Crossover volume 2, Maledetti Fumetti, bellissimo, ve ne parlo nei prossimi giorni. Il primo numero mi era piaciuto tantissimo, il secondo è veramente tanta tanta roba. Donny Cates sta facendo un lavoro eccezionale. Costo 19,90 euro. All'interno abbiamo anche l'introduzione di Brian Michael Bendis, come vedete, che partecipa anche lui, come tanti altri fumettisti, come proprio parte principale della storia. E davvero questo qui è una bomba, ve ne parlo poi nelle prossime settimane in modo un po' più approfondito, per dare anche modo di leggerlo a chi sta seguendo questa serie e confrontarsi, perché secondo me è davvero molto molto bella. Bene, come avete visto c'è davvero tantissima roba di cui parlare nelle prossime settimane, tantissima roba da leggere. Ovviamente, come dicevo, prima di mostrarvi tutto, troverete tutto nelle nostre pagine social e all'interno del blog di Comics Nerd DC, e qualcosa anche nel futuro sito, come vi dicevo, come premessa all'inizio del video. Mentre registravo questo video, tra l'altro mi è arrivata la notizia
che in redazione è arrivata altra roba di Panini Comics, quindi altra roba dall'ufficio stampa di Panini Comics, che ringraziamo come sempre. Quindi queste cose ve le mostrerò settimana prossima, perché è arrivato appunto tanto altro materiale. Sono proprio curioso di vedere di che cosa si parla. Bene, ovviamente se vi è piaciuto questo video mettete un like, condividetelo, iscrivetevi al canale per non perdere nessun video e attivate la campanella. Bene, vi lascio le vostre letture, tutte le vostre cose nerd, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!